Dalle aspettative è molto meglio degli altri anni. Noi 80 anni si fa e 25 anni si fa il mercato d'Arezzo, è sempre andata peggio, però stamattina si è visto molto interesse da parte di tutti, sia stranieri che italiani. Una fiera antiquaria di luglio che supera decisamente le aspettative sotto il profilo dell'affluenza, un sole che spacca le pietre e che quindi richiama appunto ad Arezzo tanti turisti. Ovviamente dal punto di vista degli espositori c'è la speranza che tutto questo poi si traduca in affari. Where are you from? Denmark. We come here every time there's a market, antique market, because we have veniamo ogni volta ad Arezzo quando c'è la fiera. Abbiamo una casa vicino al lago Trasimeno e per noi è un piacere. Veniamo qua da tanti anni. The pleasure of coming here many years. È una fiera che comunque attrae moltissimo da tutta Italia, diciamo. Ancora c'è gente che viene da Roma o insomma anche da posti abbastanza lontani proprio appositamente ad Arezzo per la fiera. Una storia che si avvia verso i 60 anni, quella della fiera antiquaria, ma che nel tempo non ha mai variato il suo fascino. E voi visitate Arezzo proprio specificatamente per la fiera? Sì, oltre comunque per la città perché è bellissima. Oggi siamo venuti con due amici e gli abbiamo fatto visitare la Pieve e San Francesco, le pale con la cappella, tutto bellissimo. Arezzo è un gioiello. Case d'asta, il loro ruolo e come influenzano insomma il vostro mercato? Domina e determina il nostro mercato. Non ne abbiamo una fissa qui ad Arezzo, cioè ce n'è una piccolina fissa ad Arezzo. Hanno tentato di aprirne un'altra alla Fraternia dei Laci per qualche mese. La cosa purtroppo non ha funzionato, faceva molto comodo in coincidenza con la fiera e animava il mercato. Serve, ad Arezzo serve una casa d'asse. È uno sfogatoio per i clienti, anche per gli antiquari. E dove non c'è si pensa che il mercato sia più labile e non si deve pensare per Arezzo, bisogna che si diano da fare e se qualcuno chiede al comune uno spazio per fare una casa d'aste, il comune deve fare le acrobazie per trovarglielo, le deve fare nell'interesse della città, non nell'interesse del singolo antiquario e neanche del singolo settore della città, perché poi dove funziona l'antiquariato funziona il turismo.